Nel 2050 in Veneto si rischia che il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati sia di 1-1, vale a dire che una singola pensione debba trovare copertura dai versamenti di un unico lavoratore e questo sarebbe semplicemente impossibile. A lanciare l'allarme da Treviso il nuovo direttore regionale dell'INPS Filippo Pagano, 49 anni, originario di Lecco, proveniente dalla direzione generale, succeduto il 1 gennaio al trevigiano Antonio Pone. Il sistema non può reggere di fronte al rapporto una persona attiva e un pensionato. Le politiche che si stanno mettendo in campo a livello generale sono politiche che vanno per modificare questa tendenza e per invertirla. Quindi i territori, laddove anche dal loro punto di vista, attraverso iniziative locali, possono favorire questa inversione di tendenza e contribuire anche con delle proposte, con delle iniziative, credo che sia assolutamente doveroso essere parte di queste iniziative. Denatalità, flussi migratori e attrattività occupazionale del territorio sono dunque temi non più rinviabili, anche se il Veneto rimane al momento tra le regioni la prima in termini di versamenti alle casse dell'Istituto di Previdenza. E quindi per me, che arrivo dalla direzione centrale entrate, ero vicario della direzione, è una sfida doppia: da un lato mantenere vivo quello sguardo sul tessuto produttivo e dall'altro lato ovviamente c'è il tema delle prestazioni previdenziali che sono strettamente collegate, quindi credo che sia il Veneto anche da questo punto di vista un laboratorio importante e sono convinto che si potrà fare bene. Una doppia sfida che Pagano è determinato ad affrontare con fermezza. Una realtà assolutamente propositiva, aperta e di disponibilità al dialogo e sarà anche l'occasione per poter portare a Roma in direzione generale le rappresentazioni o comunque gli elementi che dovessero emergere dal territorio, quindi sarò sicuramente parte attiva in questa attività.